Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly, o Eka e Carly, e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. A grande richiesta oggi vi porto una farm di ferro, perché no, nel senso io ne uso a quintalate, sono sempre alla ricerca di ferro, quindi perché no farsi una farm così sarebbe un po' più semplice per tutti. Tutto ciò che ci serve è praticamente all'interno di questa cesta che ho già munito con un po' di cose che spero bastino, perché sono abbastanza, ecco il motivo. Sicuramente avremo bisogno di fare spazio qua, ho deciso di farla qua, in questa zona accanto al laghetto. Ecco, cerchiamo un attimo di pulire tutto quanto con il secchio da questi dannatissimi fiori. Sono solamente d'intralcio, per quanto siano belli però. Ok, adesso che abbiamo pulito attentamente tutta la zona praticamente, la zona che ci servirà, abbiamo bisogno di fare, non so se voi la sapete già fare la farm, ma sicuramente molti di voi la sapranno fare. Io un po' mi sono andata a informare, ne ho visto una molto carina, perché il problema delle farm, il mio stupido problema, è che poi è brutta da fuori. Quindi mi piacerebbe decorarla in modo carino. Ecco, adesso non sto già più contando, vediamo. Devo fare uno spazio 19x20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anzi, forse ci conviene fare il contrario in realtà, sapete, ci conviene fare 19 qua e 20 per di là. Non so, me la sento così. Fatto questo spazio, dobbiamo collegarlo tutti insieme come una sorta di quadrato, anche se non viene un quadrato perfetto, viene un rettangolo un po' brutto. Dobbiamo unirlo tutti insieme. Ok, adesso che abbiamo fatto questo buco terrificante qua nella terra, direi che possiamo riempirlo con... Boh, io qua ho preso gli assi d'abete. Dobbiamo andare a riempire tutto questo buco 19x20 con le assi di legno. Per una questione un po' di estetica in realtà, perché sennò viene terrificante. E poi dopo andiamo a lavorare sull'interno, dovremo metterci villager, dovremo fare il punto in cui i golem moriranno, poverini. E la parte più difficile credo sia appunto portare i villager all'interno della stanza, che per fortuna nella mia farm di villager mi sono già attrezzata con le barche. Li ho già caricati dei villager. E un'altra cosa che per me sarà un po' difficile è mettere nella stanzina uno zombie. Mi sono accorta adesso che sta venendo notte, quindi magari è il caso di andare a dormire e poi tornare domani mattina, perché come sempre non voglio esplosioni nelle mie farm o mentre lavoro in generale, è molto scomodo. Bene, arrivati a questo punto che abbiamo riempito tutto quanto questa lastra 19x20, mi sono aiutata con questo piccolo fiorellino che sarà la mia salvezza. L'ho messo nel lato del 20, così mi ricordo che questo lato è 20, perché sennò poi devo stare ogni volta a contare, cercare di capire qual è il lato da 20 e qual è quello da 19. Arrivati a questo punto usiamo questo legno in realtà, oppure quello che vi pare. Io ho questo qua. Dovrei andare a prendere l'altro in magazzino. Facciamo un 3x3. Allora, 3 qua. Facciamo 1, 2, 3. 1, 2, 3. E... allora, sì, al terzo blocco qua mettiamo questo blocco e facciamo questo quadrato a 9x9. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7... Oh, cavolo, devo andarla a prendere nel magazzino. Oh, Pepe, ciao! Allora, qua abbiamo 58, ma sì, prendiamone un po' e poi io, al limite li riporto qua. Allora, stavamo dicendo, continuiamo a fare questa cosa, ecco qua, ho già sbagliato, a fare questo 9x9, questo quadrato. Arrivati a questo punto, facciamo un piccolo quadrato 3x3, che dove ci andrà a stare lo zombie, quindi 1, 2... e 3, e 1, 2, e 3, 1, 2, forse l'ho fatto troppo grande, sì, ho esagerato. Ecco, così va molto meglio. Ok, e arrivati a questo punto, adesso dobbiamo fare un altro quadrato, qua dove ci metteremo lo zombie. Dobbiamo fare un'altra stanza per i villager. Facciamo il quarto blocco qua. Quindi verrà 1, 2, 3, 4 e qua facciamo 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto, così doveva venire. Sono proprio soddisfatta.
Una cosa che sarà molto importante sarà questa. Adesso andiamo a alzare tutti quanti i blocchi. Oh no, sta tornando la notte. Sarà comunque di lasciare questo spazio tra questa stanza e questa. E adesso vado di nuovo a dormire e poi dopo copriremo tutto quanto. Andiamo a letto, andiamo a letto. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ecco, ho sbagliato. Porca miseria. Ok, e questo lo lasciamo così. Qua magari ci mettiamo solamente... Sì, ok, ha senso. Ok, la prossima mossa da fare è adesso di alzare tutto quanto, anche questo. Anche qua lasciamo il buco perché poi ci dovremo portare dentro lo zombie. Siccome sarà un'operazione che richiederà un po' di tempo, è meglio lasciarlo aperto. Bene, arrivati Aya, arrivati a questo punto dove vi siete anche rotti un po' le ginocchia, giustamente. Non vi biasimo. Dobbiamo mettere i letti dei villager, dove ci saranno appunto i futuri villager. 3. Voilà. Non avete idea di quanto tempo io ci abbia impiegato per arrivare a questo punto. È un trauma spostare dalla farm di villager a qua, un villico. È stato veramente terribile. Però l'importante è arrivare sani e salvi a un certo punto. Caro signore, se ti sposti... Ecco, perfetto. E siccome ti ho tolto anche un letto, è il caso che io te lo rimetta. La prossima cosa da fare, questo è il motivo per cui abbiamo qua un'incudine, è dare il nome al signore lì dentro. Quindi lo chiamiamo... Mauro, che così non despawna, non capitano cose, siamo tutti più sicuri. Mauro, eccoti. Perfetto, adesso che abbiamo Mauro, dobbiamo portare qua altri due villici. E adesso userò queste barche. Che gioia. Altre 2 ore usate così per i villici. Ragazzi, il secondo villico è in casa con un po' di casino, ma per fortuna ce l'ho fatta. Adesso devo andarne a prendere un altro di villico. Sarà... Ci vorrà un'altra mattinata, raga, perché ci vuole tantissimo per riuscire a portarlo qua. Cioè, mi sono dovuta spianare tutto il terreno. È stato agghiacciante. Uno lo chiameremo Johnny, scritto proprio Johnny. No, mi è sparito l'incudine. No, devo andare a casa perché devo farne un altro. Era quello finito. Beh, intanto mettiamo Johnny. Adesso che abbiamo finito di fare l'incudine, chiamiamo questo nuovo personaggino Poppy. Così abbiamo Johnny, Poppy e Mauro. E poi dobbiamo dare anche un altro nome per lo zombie, lo chiamiamo Zaino. Zaino. Che sarà quello che dovrà spaventare i villager, sarà colui che riuscirà a spawnare l'Iron Golem. Ragazzi, vi spiego brevemente cosa è successo. Praticamente a fatica sono riuscita a mettere lo zombie qua dentro. L'ho già chiamato Zaino, non vi preoccupate. Anche i villici sono già tutti quanti nominati. Il problema è che mi ha spawnato l'Iron Golem, sì, ma fuori. Vabbè, comunque, qua dentro è dove spawnerà l'Iron Golem. Ma adesso la parte più bella, diciamo, perché è venuto così. Non volevo farlo così. Porca paletta. Beh, pazienza, poi lo sistemo. Praticamente adesso la cosa che bisogna fare è metterci qua giù delle tramogge e della lava con dei cartelli. Allora vi spiego, è un po' tanto. Però se noi mettiamo dei cartelli, forse avrei dovuto anche farlo un po' più profondo. Vabbè, uno qua e uno qua e uno qua. Se adesso qua sopra tecnicamente ci andasse a mettere della lava, non dovrebbe accadermi nulla di male. La lava si fermerebbe lì. Il problema è che l'Iron Golem è spawnato fuori per il motivo che vi ho detto prima, perché qua va riempito tutte di slab, così non spawna qua, ma spawna all'interno della sua roba qua dentro. Allora andiamo subito a metterci... In realtà un secchio di lava dovrebbe bastare, però se non basta potrei averne dell'altra. Speriamo che non mi caschi addosso, vi prego. Ok, perfetto, rimane qua. Ok, adesso qua sotto bisognerà metterci delle tramogge e accanto delle ceste. Tutto bene? No, non va bene per niente. Qua mi si sta bruciando il tetto. Per qual motivo?
Ah, giustamente perché ho fatto tutto quanto di benissimo. Ah, che pazienza! Ok, un attimo che aggiusto questo. Ok, ragazzi, allora praticamente che cosa ho fatto? Ho riempito tutto quanto di slab, così l'Iron Golem dovrebbe spawnare qua all'interno. Poi quando ho provato a fare questa farm nel mondo super piatto, e che ho provato un attimo a fare una prova a vedere se funzionasse davvero, spawnavano all'interno anche degli squid luminosi. Quindi non lo so se capiterà anche questa volta. Comunque, sto aspettando che adesso spawni un altro, perché prima me ne erano spawnati due mentre facevo tutta quanta questa cosa. Ragazzi, finalmente ci sono riuscita. Grazie al consiglio di Ale, praticamente sono rimasto non a mettere le tramogge, non capivo perché. E quando moriva l'Iron Golem, tutte le sue cose, il suo drop mi andava nelle tramogge e non nelle ceste. Ecco, guardate, è appena apparso un Iron Golem. Andiamo subito a vedere. Quindi ho cambiato un po' la disposizione delle ceste. Vediamo. Allora, qua me lo mette. Qua anche, qua ci ho caricato un po' anche le cose, il ferro che avevo prima mentre faccio tutti questi esperimenti che mi spawnavano gli Iron Golem ogni 2x3. Però vedete, è funzionale, cioè funziona, me le metto un po' sparse, però va benissimo così. Poi qua sotto ovviamente decorerò un pochino perché è terrificante. Non mi piace fatto così, ci farò qualche mia decorazione carina o qualcosa del genere. Qua quindi abbiamo zaino, lì dentro abbiamo Johnny, Pippo e Mauro. Johnny, Pippo e Mauro. O Pepo, Pippo, come. Non mi ricordo come l'abbiamo chiamato. Direi che finalmente ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, l'importante, ho visto, è che se la volete fare anche voi, un consiglio, lasciate il tetto aperto perché sennò vi spawnano sul tetto o qua. E mi raccomando, qua metteteci tutte quante le slab così non vi spawnano qui. Ok, direi che il lavoro qui è finito, finalmente ce l'abbiamo fatta. Voilà, guardate che adesso scende giù. Bene, sono fierissima, ragazzi, ve lo giuro. E poi dopo decorerò un po' anche qua perché non mi piace che sia fatta così, sembra una villa brutta e sporca. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa farm di ferro. Io mi sento veramente fiera che finalmente ce l'ho fatta ed è venuta bene come volevo. Da Carly è tutto e noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!